con i compagni piano piano la confidenza aumenta. C'è un bel gruppo e ci sono tanti argentini e tanti ex compagni che ho trovato in passato. E il rapporto con la gente ancora non ho avuto il piacere. Ci ho messo un pochettino di tempo a trovare casa e sinceramente ero impegnato a sistemarmi il prima possibile. Senti, quanto manca? Quanto ti manca per poter dire di essere al 100%, di essere tornato dal mio nome che non tutti conosciamo? Spero non tanto. So benissimo che sono stato fermo quasi 5 mesi e non è facile poi a 31 anni a trovare il ritmo giusto. Credo che siamo sulla strada giusta, si sta lavorando bene anche con il prof, a volte quando c'è tempo si cerca di trovare uno spazio per incrementare qualcosina in più, però credo che diciamo che sono ancora al 65-70%. Con Montella che cosa come fanno? Bene, è stato lui a insistere alla società di portarmi qui. Sono molto contento per la sua fiducia, nonostante non sia ancora al 100%, sta cercando di non far perdere tempo sempre sugli allenamenti, anche sulle partite. Io cerco sempre di dare il 100%, ma nel rapporto con il mister credo sia buono. Proprio il mister ora ti ha provato anche come mediano nella mezzala della partita di Novara. Tu preferisci la posizione di regista o quella di mediano è indifferente No, preferisco più come mediano, sono più un giocatore di inserimento più che di regista. Poi so benissimo che Ciccio Lodi sta facendo una gran parte del campionato molto bene, è un giocatore molto importante, molto tecnico, credo che lui lì possa fare bene. Parliamo della partita con l'Inter che deve arrivare fra una settimana. Che partita ti immagini, che partita state preparando? Sfruttando anche questo periodo di pausa che, come abbiamo detto, con l'Andrea Bellani è stato importantissimo, soprattutto per recuperare gli infortunati. Sì, è stato molto importante, abbiamo fatto 3 giorni doppia seduta e si sta cercando di arrivare con più giocatori bene è possibile. Sappiamo bene che l'Inter è una squadra molto importante, ci sono tanti giocatori fuori classe, non sarà una partita facile, c'è un nuovo allenatore, e come ti ho detto prima, è sempre l'Inter e bisogna stare attento più di altre partite. La partita con l'Inter poi sarà la prima di un ciclo che noi abbiamo definito terribile, poi ci sono le due trasferte a Firenze, a Roma, c'è il Milan, diranno molto, queste partite diranno molto sulla vostra stagione. Sì, penso che queste partite serviranno per capire se siamo mentalmente e fisicamente adatti a questo campionato, ma penso per il poco che sono stato qui, credo che il gruppo sia all'altezza di poter far bene questo campionato. Quando ti sei presentato al pubblico catanese hai detto che avevi voglia di dimostrare cosa al Milan poteva ancora fare in mezzo al campo. Pensi di essere già in uno stato di forma che ti permette di esprimerti al massimo oppure quanto manca, quanto sei migliorato? Guarda, io penso che ancora un mesetto credo che ci vorrà. Come ho detto prima, non è che ho fatto un ritiro molto, molto perfetto, diciamo. Sono stato fermo 5 mesi e non è facile magari ritrovare la Milan di 2 anni fa, però ce la sto mettendo tutta e sto lavorando al massimo. Credo che un mesetto ancora ci vuole per dare ancora al 100%. Ok, grazie.